Tra poco il notiziario di ETV Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente stradale avvenuto ieri in via Azzurra in cui una donna di 81 anni ha perso la vita travolta da un'auto mentre lei si trovava sul marciapiede. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e perché trovato anche in possesso di droga, reato per cui aveva precedenti. L'uomo, tra l'altro, guidava senza patente, che era stata revocata. Vediamo. Non si ferma la strage sulle strade bolognesi. Dallo scorso 20 settembre, in poco più di un mese, sono ben sette le vittime, considerata anche la sessantenne, deceduta il 4 ottobre in comune di Granarolo, alle porte della città. Un morto alla settimana, una conta tragica che non ha precedenti nella storia recente della città di Bologna. L'ultimo episodio, quello di ieri in Via Azzurra, dove una donna di 81 anni, Luisa Giovannini, mentre era sul marciapiede con il suo carrellino in attesa di attraversare la strada sulle strisce pedonali, è stata travolta e uccisa da un'auto. Via Azzurra è una strada da tempo teatro di ripetuti incidenti con esiti purtroppo drammatici. Solo pochi giorni fa, nello stesso punto, un tredicenne è stato investito mentre era sulle strisce e nel maggio 2021 una bimba di 10 anni è stata travolta mentre si trovava in bicicletta e stava regolarmente percorrendo un attraversamento ciclabile. Dobbiamo fare di tutto affinché Bologna porti a zero le morti stradali, non contano le statistiche in un giorno così, ma dobbiamo farlo. Per questo stiamo andando velocemente a istituire la città a 30 km orari e abbiamo rafforzato. I controlli in strada da parte della polizia locale, ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bologna Matteo Lepore, commentando l'incidente mortale. La dinamica appare ormai chiara. Poco dopo le 13 la Volkswagen Nera, con a bordo un 39enne, ha in parte invaso la corsia opposta, colpendo la Iaris Rossa che in quel momento era ferma in attesa di svoltare in via Vizzani. A causa della forte velocità, l'auto nera è rimbalzata, cappottandosi e finendo sul marciapiede dove ha travolto l'81enne a piedi, uccidendola. L'uomo alla guida della Volkswagen è stato poi arrestato per omicidio stradale, aggravato dalle violazioni al codice della strada e perché guidava con la patente revocata. L'arresto è scattato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Addosso gli sono stati trovati una decina di grammi di cocaina e di hashish, oltre ad un migliaio di euro in contanti. Sul posto, infatti, la polizia locale ha eseguito controlli anche con i cani antidroga per individuare altro stupefacente. Non solo, è stato denunciato anche per porto di strumenti a ad offendere tipo coltelli e bastone estensibile. L'uomo è in camera di sicurezza e su di lui vengono eseguiti esami tossicologici. Non si esclude nemmeno l'ipotesi che prima dell'impatto si fosse distratto guardando il cellulare. Parliamo di educazione stradale, i progetti nei confronti delle scuole in Emilia Romagna coinvolgono 150.000 studenti e 600 istituti, rinnovato fino a dicembre 2025 il protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, attive anche le campagne guida e basta e col casco non ci casco. Sentiamo Alessia Salvatori. In Emilia Romagna la sicurezza in strada comincia dai banchi di scuola, è così da quasi vent'anni e sarà così sicuramente almeno fino alla fine del 2025, grazie alla firma del rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale, attivo dal 1994 per promuovere una mobilità sicura, consapevole e sostenibile tra i più giovani. Un accordo che, grazie anche alla collaborazione dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale e con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale e degli ambiti territoriali, permette di realizzare in tutta l'Emilia-Romagna progetti di educazione stradale in oltre 600 scuole di ogni ordine grado, da quelle dell'infanzia fino alle secondarie, con il coinvolgimento di oltre 150.000 studenti e 2.000 insegnanti dalle campagne contro la distrazione alla guida di moto e scooter, alla formazione su codice della strada e omicidio stradale, fino all'informazione mirata sugli effetti dell'uso di alcol e droghe, passando per la Crash Test Experience, iniziative possibili grazie all'impegno economico della regione che ogni anno stanzia oltre 100.000 euro. Attraverso azioni comuni messe in campo gli studenti possono sperimentare nel concreto stili di vita e modalità di osservazione del codice stradale, con linguaggi appropriati e adatti alla loro età. Perché, come sostiene il vice direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, Bruno Di Palma, l'educazione alle regole della sicurezza stradale chiede di comprendere il significato stesso della parola regola è strumento di vita e costituisce fondamento della convivenza civile. Voltiamo pagina riguardo il passante di Bologna. Leggo che dalle parti del nuovo governo appena insediato ci sono esponenti della maggioranza che vorrebbero fermarlo, ci provino a bloccarlo. Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, conclude un post sulla sua pagina Facebook dedicato all'opera autostradale. Il passante di Bologna scrive è già finanziato il progetto approvato dopo anni e anni di discussioni, progetti e confronti, progetto peraltro molto migliorato dal punto di vista della sostenibilità ambientale grazie a nuove importanti mitigazioni. Previste. Tra pochi mesi partono i lavori di un'opera voluta da chi governa le istituzioni regionale e locale, eletti direttamente e democraticamente dai cittadini, scrive ancora Bonaccini. Per la verità, ieri ai nostri microfoni il deputato bolognese di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami se l'era presa non tanto con il passante, verificheremo se è possibile migliorarlo, aveva detto, quanto piuttosto con il tram di Bologna, faremo il possibile per evitare che si faccia. Tutto secondo programma oggi a Sasso Marconi. Questa mattina è stata disinnescata una bomba della Seconda Guerra Mondiale dai genieri dell'esercito. Sono state evacuate solo poche persone per sicurezza. Vediamo com'è andata. Si sono concluse alle 12.15 con il brillamento dell'Ordigno le operazioni di bonifica di un residuato bellico da parte dei genieri dell'esercito in forza al reggimento Genio Ferroviere di Castelmaggiore, rinvenuto durante i lavori per la messa in sicurezza di un versante della viabilità autostradale nel comune di Sasso Marconi, nel Bolognese. L'Ordigno è una bomba d'aereo del peso di circa 500 libbre, pari a 243 kg, è stato rinvenuto in pessime condizioni di conservazione ma ancora attivo. Le operazioni, dirette e coordinate dalla la prefettura di Bologna e dal Comando Forze Operative Nord di Padova si sono svolte in tre fasi. Durante la prima è stata costruita sul luogo del rinvenimento, attorno alla bomba, una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti ad un'esplosione accidentale. Nella seconda fase si è provveduta la neutralizzazione degli ordigni tramite la rimozione dei sistemi di innesco. Nella terza fase, infine, in un'area appositamente isolata al fine di tutelare la pubblica incolumità è stata fatta brillare la bomba d'aereo. La realizzazione delle strutture di protezione ha permesso di ridurre il rischio derivante dagli effetti di eventuali esplosioni accidentali, permettendo l'evacuazione di poche famiglie, sei in tutto. Per garantire un'adeguata cornice di sicurezza durante le operazioni di rimozione dei sistemi di innesco, è stato necessario interrompere parzialmente la viabilità nella variante della statale 64 Porrettana, oltre ad alcune strade comunali e provinciali più vicine alla zona di ritrovamento dell'ordigno. Da Sasso Marconi a San Lazzaro, dove è stato intitolato al maestro Mario Lodi il polo per l'infanzia di via Fornace, appunto a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Alla cerimonia rappresenta anche la sindaca Isabella Conti, per noi invece c'era il nostro Giuseppe Pilloni. Dedicato alla figura del maestro Mario Lodi nel centenario della nascita al Polo per l'Infanzia di Via Fornace a San Lazzaro, la targa è stata scoperta con una cerimonia alla quale ha preso parte tra gli altri anche la sindaca Isabella Conti. Sì, noi siamo molto orgogliosi di intitolare un nostro Polo per l'Infanzia a Mario Lodi perché è stata una figura rivoluzionaria per quanto riguarda l'educazione e la pedagogia italiana. Dalle macerie del dopoguerra si è reso conto che noi dovevamo davvero investire nell'infanzia, negli inizi, avere cura degli inizi, perché lì si gioca moltissimo del futuro di un paese. Senz'altro noi abbiamo fatto nel nostro territorio un lavoro eh, rivoluzionario sul tema dei nidi aperti a tutti, gratuiti per tutti e senza lista d'attesa. Questo è un auspicio che io come dire, rivolgo anche al nuovo governo perché se noi vogliamo veramente fare delle politiche che favoriscano la natalità e che incrementino diciamo così, il trend demografico che oggi sta crollando, noi abbiamo bisogno davvero di investire su politiche per l'infanzia e politiche che aiutino le giovani coppie, le giovani coppie a, a sentirsi tutelate e protette dalle istituzioni nel momento in cui decidono di mettere al mondo un figlio. E guardate, io credo veramente che noi dobbiamo stare attenti e non sbagliarci quando parliamo di natalità, di necessità che il nostro Paese ha di implementare le nascite. Dobbiamo farlo favorendo condizioni positive per le donne, per le madri, per le famiglie, per le giovani coppie e per l'infanzia. E non possiamo pensare di fare politiche sulla natalità togliendo diritti e vietando alle donne di poter decidere per la propria, per la propria vita e per, sul proprio corpo. Quindi noi, la linea è talmente sottile che noi non possiamo che continuare a fare una semina quotidiana di consapevolezza. Queste sono le migliori politiche per la natalità che possiamo mettere in campo come paese civile ed evoluto. Parliamo adesso di crisi energetica. Il costo delle bollette è alle stelle, alle famiglie. Le famiglie faticano a pagare le rate del riscaldamento di casa. A dare una svolta positiva alla situazione di stallo generale potrebbe essere la riqualificazione energetica, ma molti cantieri dopo il Covid si sono fermati a causa di speculazioni e burocrazia. La macchina del bonus 110 però deve ripartire senza storture o distorsioni. A lanciare l'allarme è Abiconf, l'associazione degli amministratori di condominio aderenti a Conf, Commercio Ascom Bologna. Vediamo questa intervista di Simone Iannessa. Dobbiamo incentivare gli immobili a riqualificarsi. Il 110 è stato un ottimo progetto, eh, purtroppo con basi attuative che nel tempo si sono rese eh, sbagliate in alcuni punti di vista, però la cosa assurda è che è stato bloccato, infatti abbiamo qui tutti i nostri cantieri che sono lasciati a mezzo, è stato bloccato da una serie di decreti e di maggior controllo. O che prevedevano responsabilità solidali di banche o altro. Oggi come oggi pare che il sistema si rimetta in moto. Bene, bisogna incentivarlo e bisogna incentivarlo e insomma far sì che ripartiamo, perché la vera sfida di questo Paese è poi, nel tempo, riqualificare energeticamente. Ovvio sono delle spese, anche qui non abbiamo il risparmio degli italiani per fare queste spese, dobbiamo utilizzare la macchina di cessione del credito fiscale e l'incentivo fiscale. Il 110 è uno strumento eccezionale da questo punto di vista va un attimo affinato, va rimesso a posto, vanno evitate delle storture, va evitato quello che sta oggi prospettandosi, cioè che il mondo bancario chiede degli interessi molto più alti di quel 10% e quindi diventi un 110 a pagamento, perché? Perché appunto è l'unica maniera per affrontare questa situazione nel tempo. Quindi nell'immediato aiutare e dilazionare, nel tempo spostare, cioè mettere in moto la macchina della riqualificazione energetica. Torna la gara solidale per fornire libri e cancelleria ai detenuti del carcere della Dozza. Dal 24 ottobre al 31 dicembre sarà possibile acquistare libri scolastici di narrativa, eh, dizionari scusate, e materiale di vario genere in tutte le cartolerie e librerie aderenti al progetto promosso da Confcommercio Ascom Bologna. Ancora Alessia Salvatori. Quest'anno la colletta del libro e della cartoleria per il carcere della Dozza giunta alla nona edizione è in calendario dal 24 ottobre al 31 dicembre. Libri scolastici, dizionari, quelli bilingue sono particolarmente indicati perché non c'è internet, ma anche testi di narrativa. L'importante è che siano nuovi di zecca e non abbiano le copertine rigide, bandite in carcere, insieme alle penne che non siano le classiche Bic trasparenti. Ogni anno a Bologna parecchi scatoloni di materiale didattico, dizionari e romanzi arrivano alla Dozza per permettere ai detenuti di frequentare la scuola della Casa Circondariale. Si tratta di libri acquistati in beneficenza dai clienti delle librerie che aderiscono alla colletta organizzata da Confcommercio Ascom Bologna. L'anno scorso sono stati raccolti circa 200 testi, oltre a materiale di cartoleria per circa 3.000 euro. Quanto basta per garantire l'essenziale agli studenti. Quest'anno sono 137, più una quarantina di iscritti a ragioneria e un'altra quarantina all'università, molti dei quali stranieri. Grazie alle donazioni è stata messa insieme una piccola biblioteca in aula 6, l'unica ad accesso libero nel carcere della Dozza. In carcere c'è una scuola vera e propria dove i ragazzi. Possono studiare e conseguire anche i diplomi scolastici. Donare un libro è per un carcerato l'idea di poter evadere un po' da una situazione che ha, ma anche potersi rifare un futuro. Io lo dico sempre: quando sono entrata lì dentro mi è proprio cambiata la testa perché ho incontrato il mondo, culture e provenienze diverse. Nelle classi non ci sono mai meno di sette o otto provenienze diverse. Africa, Europa, Sud America e quindi per me è stato subito un regalo, in realtà l'ho colta subito come un'opportunità per rimettermi anche in discussione e per approcciare questo mondo che ero io la prima a non conoscere assolutamente. Invitiamo i cittadini ad offrire qualcosa, un libro, un quadernone, un diario, un birro, qualcosa per questi ragazzi che ne hanno realmente bisogno. Grazie per tutto quello che farete. Il 25 ottobre, quindi martedì prossimo, ci sarà un'eclissi parziale di sole che sarà visibile a Bologna, eh, coperto il sole per il 20% circa dalla luna. L'inizio del fenomeno, segnatevelo, sarà intorno alle 11 del mattino e durerà fino circa alle 13. Noi abbiamo parlato, ne abbiamo, parla ne abbiamo intervistato Sandro Bardelli dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna. Sentiamo questa intervista di Maria Elena Mele. Il 25 di ottobre cosa possiamo vedere? Il 25 di ottobre avremo un'eclisse parziale di sole. Non sarà grandissima, non sarà una cosa spettacolare come le eclissi del 99 o del 61, ma avremo una copertura circa del 17-20%. Cominceremo a vederla intorno alle 11.15, avremo un picco alle 12.17 e poi finirà tutto alle 13. Quali sono le precauzioni da adottare per vedere questo fenomeno? È molto pericoloso guardare il sole direttamente, ne sa qualcosa Galileo Galilei che in vecchiaia divenne cieco proprio perché aveva osservato il sole senza particolari precauzioni. Allora bisogna mai guardare direttamente il sole, bisogna o avere degli occhialini speciali, oppure degli occhiali da saldatore di protezione più di 14, sarebbe meglio protezione 20, oppure crearsi delle scatole eh, dove... Alla fine abbiamo bisogno di un buco e di uno schermo. Possiamo prendere un pezzo di cartone, farci un buco e poi allinearlo con uno schermo e vedere il Sole eh, proiettato. A cosa è dovuto questo fenomeno? L'eclissi di Sole è quando la Luna si interpone tra noi e il Sole. L'eclissi può essere totale, cioè la Luna copre totalmente il Sole oppure parziale quando ne copre solo una parte. Ecco, questi fenomeni attirano molto la curiosità delle persone, però non sono molto frequenti. Ce ne puoi illustrare quelli che potremo vedere anche in futuro? Sì, sono poco frequenti perché la proiezione del, dell'ombra della Luna è molto piccola, quindi sulla Terra abbiamo delle regioni di circa 300 km di grandezza che vedono l'eclissi. Nel futuro potremmo vedere nel 2026 e nel 2027, tutte e due ad agosto, delle eclissi molto belle, praticamente quasi totali, avremo una copertura del 90-97%, per cui vedremo a un certo punto il cielo che si oscura, diventerà più freddo e quindi... Tra qualche anno potremo goderci al massimo questo fenomeno. Votiamo pagina. Ieri sera nella splendida cornice di Palazzo Albergati di Zola Predosa, alle porte di Bologna, si è svolta la cena di gala per festeggiare i 70 anni dell'infortunistica Tossani, storica e importante realtà bolognese. Praticamente è stata la prima realtà di infortunistica in Italia. Tanti gli ospiti a condurre la serata, Roberta Capua e per noi c'era anche Giuseppe Pilloni. 70 anni dell'infortunistica a Tossani, un compleanno importante che state festeggiando qui a Palazzo Alberghetti a Zola Predosa. Sì, esatto, eh, la Tossani in questo periodo qua fa i 70 anni, proprio oggi fa 70 anni. È un traguardo importante per noi, è la storia, la storia dell'infortunistica, grazie al nostro fondatore, il professor Michele Tossani, che ha inventato la scienza dell'infortunologia. Quindi è un bel traguardo per noi e per tutti, è una serata per noi importante, ospiti meravigliosi, è una sera diciamo che a noi insomma era un po' di tempo che la stavamo aspettando possiamo annoverare quantomeno il primato come unica azienda dell'infortunistica ad avere una storia così importante e così imponente. Eh, quindi questo ci, ci riempie di orgoglio e, e naturalmente di grande soddisfazione. Ecco, il settore dell'infortunistica è un settore importante perché in pratica ci si occupa di tutto quello che accade negli infortuni sia in strada sia sul lavoro. Così. Esatto, no? noi ci occupiamo di risarcimento in ambito di responsabilità civile. Eh, curiamo naturalmente gli incidenti stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, tutto ciò che riguarda il, il risarcimento, eh, come ho detto prima, proprio in ambito di responsabilità civile. Per quanto riguarda il danno patrimoniale e non patrimoniale, quindi, eh, offriamo un'attività veramente molto importante perché facciamo questo, con, eh, oltre con tanta passione, ma diamo effettivamente un servizio di assistenza piena a chi naturalmente ha subito un danno e deve essere risarcito. Siamo alla pagina sportiva con il calcio, prima vittoria per il Bologna targato Tiago Motta, oggi al Dallara 2 0 contro il Lecce, è tornato al gol anche Marco Arnautovic che adesso con sette reti è capocannoniere della Serie A, ma vediamo il servizio di Luca Pinkerle. Finisce 2-0 Bologna-Lecce, il Bologna ritorna a vincere dopo la gara vinta contro la Fiorentina l'11 settembre, torna a vincere il Bologna ma torna a segnare anche Marco Arnautovic in una gara che è sempre stata in dominio da parte della squadra di Tiago Motta. Dopo 13 minuti l'episodio chiave che ha portato i rosso -Blu a calciare un rigore dopo che Ebischer aveva astutamente anticipato in area Gendré, controllo al VAR da parte di Sozza che ha dichiarato il calcio di rigore trasformato in maniera impeccabile. Da parte di Marco Arnautovic che ha così trovato il suo settimo gol in questa stagione. E così si conferma ancora capocannoniere del campionato. Il raddoppio del Bologna che è arrivato al 35 minuto. Corner da parte di Barro sul primo palo. È sbucato Luis Ferguson che di testa ha girato in porta con deviazione da parte di Julman. Che non basta, però per negare la rete del 2-0. Primo gol in Italia da parte di Luis Ferguson. Soltanto alla sua seconda. Da titolare dopo la gara di Napoli. Nel secondo tempo un Lecce un po' più attivo, ma Bologna sempre in dominio della gara. Mai pericolosa di, la di fatto la squadra di Baroni che non è mai riuscita a trovare la giocata per riaprire una partita. In dominio fino alla fine da parte del Bologna che ha anche sbagliato in diverse occasioni il gol per andare sul 3-0. Bologna che così conquista i tre punti e si rilancia in classifica in attesa del Monza. La prossima settimana. Questa era l'ultima notizia, grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo che questa sera alle 21 c'è l'ottavo scudetto, quindi si continua a parlare del Bologna, vi auguro una buona serata. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.